Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Andiamo a Firenze, andiamo a Palazzo Strozzi perché oggi è stata presentata alla stampa la grande mostra dedicata a Jeff Koons, questo artista contemporaneo, tra l'altro tra i più pagati proprio tra gli artisti contemporanei viventi. Collegata con noi c'è Gigliola Caridi che si trova proprio all'interno di Palazzo Strozzi. Buongiorno Gigliola. Buongiorno Teresa, abbiamo deciso di farvi vedere questa bellissima opera che vedete appunto alle mie spalle, l'abbiamo inquadrata prima, che è Balloon Monkey, che è un'opera molto famosa di Jeff Koons, che qui appunto a Palazzo Strozzi è in mostra con tantissimi suoi lavori che vengono da collezioni prestigiose, anche perché, come hai detto tu, questo è un artista molto pagato, un artista molto famoso, un artista a volte anche a tratti un po' ironico, ma molto molto colto. Infatti ha saputo unire una cultura alta insieme alla cultura popolare, che non è una cosa facile da fare. Questa mostra si chiama Shine, cioè cosa vuol dire? Lucentezza, e gioca sull'ambiguità di questa parola. Ma Jeff Koons ci ha anche spiegato, perché è venuto lui direttamente a inaugurare la mostra, come erano, cosa significavano le sue opere. L'ha spiegato in maniera molto semplice, molto diretta, perché lui è anche una persona, pur essendo molto colto, molto diretto. Le opere sono tantissime, sono prestigiose. Abbiamo anche l'altro gemello di Balloon Monkey, che è Balloon Dog, che possiamo vedere anche nelle immagini che abbiamo fatto. Ci sono tantissime opere, soprattutto installazioni e sculture, perché su questo lavora questo grande artista, che è nato a New York nel 1955, un artista a tutto tondo. Se vuoi avere delle impressioni della mostra, almeno dal mio parere, ecco, secondo me è veramente un grande, grandissimo artista, che appunto sa ironizzare, sa un po' anche prendere in giro determinati stereotipi, un artista che veramente ci fa riflettere sulla nostra condizione, sul consumismo, su tante piccole cose che fanno parte della nostra vita quotidiana, direi. Tra l'altro lui ha domande da Sì, tra l'altro lui ha dichiarato: ogni giorno mi do dei pizzicotti perché sono fortunato, grazie all'arte la mia vita si è trasformata, è stato un vero sogno lavorare per la messa a punto di questa mostra. Quindi ha anche dichiarato di essere molto felice, 40 anni di attività tra l'altro, di essere a Firenze. Tra l'altro una grande ripartenza, diciamo, per le mostre, potranno essere in presenza, non solo in presenza ma anche al 100%, di questi giorni anche la dichiarazione, tra l'altro il direttore delle Gallerie degli Uffizi Schmidt ha detto: io da sempre, c'è stato anche un'indagine che ha confermato che i musei sono sicuri. Tra l'altro tu hai ascoltato la conferenza stampa, quindi c'è grande entusiasmo, ma hai anche sentito il direttore di Palazzo Strozzi, Galanzino, e anche direi che a questo punto possiamo andare con l'intervista. Intanto grazie e vediamo le parole di Galanzino. Sì, è una mostra importantissima, la più grande mostra mai fatta in Italia, una delle più grandi di sempre, del re degli artisti contemporanei, Jeff Koons, un artista che ha cambiato il mondo dell'arte contemporanea globale, ne è l'epitome in un certo senso, quindi è bene oggi ricominciare questa grande stagione culturale che abbiamo davanti con questa mostra a Firenze. Un artista molto complesso, in grado di creare immagini anche di facile lettura, ma che in realtà incarnano dei significati molto importanti, che tendono alla trascendenza, alla spiritualità, all'accettazione del sé. Lasciamo l'arte, la politica. Domenica e lunedì si vota alle amministrative, tra cui anche nel comune di Sesto Fiorentino. 7 candidati, cominciamo tra oggi e domani a conoscerli, i primi due, vediamo. Daniele Lorini, Sesto Popolare, perché si candida? Quali sono i principali obiettivi per la città? Allora, la nostra è una lista che contiene sia le forze di Rifondazione Comunista che di Potere al Popolo e Indipendenti. Ci siamo candidati perché non accettiamo e non abbiamo accettato la grande coalizione del centro-sinistra di Lorenzo Farchi, con cui avevamo iniziato
già da tempo un percorso programmatico che abbiamo dovuto interrompere. Le nostre tre principali idee si racchiudono sulle tre tematiche che sono ambiente, lavoro e cultura. Per quanto riguarda l'ambiente, le nostre sono posizioni di un no deciso alle infrastrutture come l'inceneritore e l'aeroporto, che purtroppo rischiano ancora di vedere investito il territorio di Sesto. Per quanto riguarda la cultura, noi proponiamo una grande linea culturale di eventistica che punti a far risalire e risorgere sia il centro storico di Sesto Fiorentino che le frazioni limitrofe. Per quanto riguarda il punto sul lavoro, quello che noi proponiamo è un osservatorio permanente sulla buona occupazione. Gabriele Toccafondi, Italia Viva, perché questa candidatura? Quali sono gli obiettivi principali per Sesto? Ma noi non cambiamo idea, programma, coalizione, noi restiamo riformisti, quindi siamo anni luce lontano dai sovranisti e dai populisti. Per 5 anni ci dispiace vedere un Partito Democratico che ha fatto opposizione durissima al sindaco Falchi e poi improvvisamente c'è andata in coalizione. E per noi invece occorre dire basta a un'amministrazione che sarà riconosciuta per 5 anni di immobilismo. Per questo la lista si chiama Sesto che dice sì, perché occorre creare opportunità e cogliere occasioni che non arrivano stando immobili, fermi. Questo è il senso della nostra candidatura. E purtroppo ancora un incidente sul lavoro è avvenuto ieri sera, siamo a Montespertoli, siamo nella provincia di Firenze, un uomo di 59 anni si è gravemente ferito, è avvenuto poco prima delle 21 di ieri sera. L'uomo è rimasto un piede incastrato in una tramoggia mentre stava eseguendo delle operazioni di scarico all'interno di un'azienda. E ora alla cronaca, resta in carcere Elona Kalesha, la 36enne albanese detenuta da dicembre 2020 a Sollicciano per il duplice omicidio dei coniugi Pascio. I genitori dell'ex fidanzato scomparsi da anni e i cui corpi sono stati ritrovati in alcune valigie gettate vicino alla Firenze Pisa Livorno, proprio all'altezza del carcere di Sollicciano. E ora andiamo a Prato, una stamperia specializzata nella produzione di capi d'abbigliamento contraffatti è stata scoperta proprio nella città di Prato, sequestrata la merce dalla Guardia di Finanza. I falsi venivano esportati in tutta Europa e nei principali centri italiani. Ci racconta tutto Claudio Vannacci. La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di falsi che da Prato portava a Torino merce contraffatta con le marche alla moda del momento e i brand più celebri come Burberry e Fendi. I finanzieri, risalendo la filiera partendo dal mercato multietnico di Porta Palazzo a Torino, sono arrivati a scoprire a Prato una stamperia per la merce contraffatta. Un imprenditore di origine cinese è stato denunciato. Secondo quanto accertato nell'azienda di Prato, che si trova al Macrolotto, operai di origine cinese realizzavano migliaia di capi d'abbigliamento riproducenti falsamente i prestigiosi brand per la successiva esportazione in Francia, Germania e Polonia e la distribuzione nei poli commerciali di Torino, Milano e Roma. A Prato i finanzieri hanno sequestrato l'intero padiglione adibito a stamperia clandestina, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 200.000 marchi contraffatti, 270 chilometri di tessuto in acrilico e cotone destinati a stampa serigrafica e 10 macchinari industriali necessari alla creazione, alla cucitura e al confezionamento dei capi di abbigliamento. La merce contraffatta avrebbe consentito un guadagno superiore al 1,5 milioni di euro. Ed è stato arrestato in Versilia un nazista torturatore del regime di Pinochet. Il Cile tra l'altro ne chiede l'estradizione, gli agenti del commissariato di Forte Marmi lo hanno fermato in compagnia di alcuni pensionati tedeschi lo scorso lunedì, appena sceso dal pullman come un turista qualunque. Invece lui, Reinhard Doring Falkenberg, è accusato, pensate, di essere stato il carceriere di almeno 3 oppositori del regime di Pinochet. Per le autorità del Cile negli anni 70 fu uno dei capi della colonia Dignidad, enclave di nazisti fuggiti dalla Germania e che si rifugiarono nella lontana Santiago, usata dalla polizia segreta del generale come centro di detenzione e tortura. Cambiamo decisamente pagina, torniamo all'arte, alla cultura, andiamo a Pisa per parlare di Palazzo Blu. Vediamo. Quest'anno la mostra temporanea riguarderà una monografica di un artista particolarmente
caro alla città di Pisa, che è Hering. Il legame di Hering con Pisa sta, e non soltanto, nell'opera Tutto Mondo, che è conosciuta in tutto il mondo per l'appunto. Palazzo Blu accoglierà da novembre per la prima volta in Italia le opere provenienti dal Giappone, dalla Nakamura Kit Hering Collection. Una mostra che rinnova il rapporto speciale che Hering ha avuto con Pisa, a cui ha lasciato il murale Tutto Mondo, realizzato nel 1989 sulla parete esterna della chiesa di Sant'Antonio, una delle sue ultime opere pubbliche prima della prematura scomparsa. Intanto riapre al pubblico la collezione permanente dopo i lavori di restyling che hanno riguardato la realizzazione del nuovo ingresso al museo e alcune sale del secondo piano, con l'installazione di pannelli, un rinnovato impianto di illuminazione e una nuova collocazione delle opere della collezione. Abbiamo deciso di riallestire, finanziando i lavori grazie anche all'autorizzazione della soprintendenza e del Comune, riallestire gli spazi espositivi per rendere più fruibili tutte quelle opere, soprattutto pittoriche, che fanno parte della collezione permanente e che potevano apparire relegate in spazi angusti nella loro precedente collocazione. Al via la seconda edizione del Festival della Seta per conoscere la Cina contemporanea con Eleonora Barbieri. Andiamo a Prato. Conoscere la Cina contemporanea attraverso l'economia, la politica, l'arte, la tecnologia e lo sport è l'obiettivo della seconda edizione del Festival della Seta, che si terrà da venerdì a domenica prossimi al Museo del Tessuto. Oggi la presentazione nel Salone Consiliare del Comune, che ha già annunciato la volontà di rendere la manifestazione un appuntamento annuale fisso. Rendere stabile questo appuntamento sulla fine del mese di settembre, inizio di ottobre. Questi dialoghi sulla Cina contemporanea sono uno strumento di conoscenza estremamente interessante e puntuale. Dalle relazioni economiche tra Europa e Cina, la capacità del Partito Comunista Cinese di rafforzarsi nonostante il difficile momento creato dalla pandemia, dall'intelligenza artificiale alla sinofobia, passando dal marketing culturale come fattore fondamentale per fare breccia nel mercato cinese. Gli argomenti da approfondire sono tanti e variegati, con delle novità a partire dal focus dedicato al calcio. Abbiamo con noi il mister Marcello Lippi, che quindi ci parlerà di quella che è stata l'esperienza del calcio in Cina, ma anche di che ruolo può giocare il calcio proprio per favorire una maggiore integrazione. Tanti temi per conoscere la Cina, ma pochissimi per approfondire le dinamiche e le problematiche della numerosissima comunità che vive a Prato. Tra questi la passeggiata che sabato si terrà dal Serraglio verso il Macrolotto Zero, dove appunto proporremo una rivisitazione di alcuni adesivi che solitamente riportano prestazioni sessuali, ma che appunto grazie al lavoro di questo collettivo Ushi sono stati reinventati. Una notizia prima di chiudere, parliamo della GKN, l'incontro al MISE, al Ministero, si terrà nei primi giorni di ottobre con l'obiettivo di esercitare quel ruolo di mediazione indispensabile per la vertenza. A dirlo è la Vice Ministra allo Sviluppo Economico Alessandra Todde. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.